Ciao, mi trovate in un'ambientazione nuova della mia camera da letto. Avrei dovuto farvi un aggiornamento. Ieri lunedì pensavo di poter iniziare il trattamento, invece mi ha chiamato lo studio radiologico e il sistema della risonanza magnetica è andato tutto in tilt. Per cui mi hanno chiamato perché dovevo rifare la risonanza magnetica. E ieri è stata dura un po' farla perché 3 quarti d'ora per la lombare sacrale e poi ero in tensione, non credevo a questo fatto che fosse, mi ero fatto tutto un film strano, pensavo che volevano fare degli approfondimenti, invece poi dopo il direttore radiologo del centro, che è amico di famiglia da tantissimi, cioè amico di famiglia da una vita, mi ha detto: stai tranquilla, è solo un problema tecnico. Quindi ho dovuto rifare la risonanza, 45 minuti, sono stati un'eternità, perché stare rigida senza respirare, sì, però ferma finché tutto, poi la cuffia. Vabbè, alla fine ho detto forse è meglio mettere un po' di musica a sta benedetta risonanza. Accetterei pure musica metal, cosa. E insomma, e quindi devo aspettare ancora. Oggi sinceramente li ho chiamati, dico: ci sono novità? Dice: signora, la chiamiamo noi. Avete ragione, però io non vedo l'ora di iniziare una terapia, perché questo dolore sordo passa un po', poi riprende. Insomma, non è che mi faccia ragionare tanto. E va bene fin tanto che prenda. Ecco, vabbè. Allora era per aggiornarvi così. Ci vediamo sicuramente domani mattina e vi racconto un po' di cose, perché ci sono delle cose molto, molto carine, molto interessanti, degli affari per voi. Ok? Baci, a domani. Ciao. Allora, delle ninne, e vi saluto. Buongiorno, stamattina si gela da morire. Improvvisamente la temperatura si è abbassata in una maniera incredibile e per fortuna però invece anche stamattina, cioè stamattina una buona notizia, nel senso che mio fratello mi ha fatto un'iniezione, quindi sto tutto a posto. Volevo farvi vedere una cosa, oltre alle sopracciglia che stanno a posto. L'altra cosa, qual è il grande disastro di noi donne che, diciamo, abbiamo avuto sempre truccatrici, c'è chi si è occupato di noi e quindi adesso non possiamo più avere persone così che si occupano della nostra bellezza. Questa è una sciarpa di Lisa che mi tiene un caldo, c'è pellicetta da una parte, immacolato dall'altra, no? Insomma, così. Allora, come fare la linea d'eyeliner per impedite? Ho visto un video di Angie è la mia musa e ha fatto vedere questa cosa che è geniale. Adesso io provo a farvela vedere perché mi piace proprio. Allora, qui abbiamo l'occhio, è già ben truccato perché c'è il sopracciglio già bello fatto, ho messo un po' di blush e un po' di matita Charlotte Tilbury. Allora, prendo una matita, io poi cercherò di zoomare sulla cosa, speriamo che mi venga, perché mi è venuta benissimo in questi giorni. Allora, abbasso l'occhio e tiro l'occhio verso così, verso l'interno, prendo una matita e faccio una riga quasi verticale. Mi è quasi venuta bene. L'ho fatto un po' più grossa proprio perché, dopodiché ricongiungo questa linea verticale
sul mio occhio, l'aggiusto in termini di lunghezza e io ho il mio eyeliner già fatto. Vado sulla base delle ciglia qui a scurire la parte intracigliare ed ecco, è fatto semplicissimo, semplicissimo. Allora, la differenza fra questo e questo si vede? Faccio anche da questa parte, abbasso la palpebra e tiro la palpebra verso così, adesso sperando, e faccio questa riga. Vedo di andare nell'inquadratura. Ecco. Ricongiungo. Ricongiungo e vado a scurire l'infracigliare alla fine. E cosicché ho l'eyeliner. Può andare un po' più su, un po' più giù, ma ho l'eyeliner. Siamo a posto? Prima lezione fatta, adesso aspettate. Adesso che sono figa, vi posso presentare questa cosa che è pazzesca e sono lavate veramente. Cioè, è un grande affarone. Yves Rocher. Ok, allora. Io ho fatto un ordine perché sono pazza di due prodotti. Uno è che ritornava in gamma, uno è il bagnoschiuma al caffè, boccione di 400 ml, e ne ho presi tre. Uno è già partito che... e ne ho presi tre. Questi sono due, c'è il terzo che è già dato il regalo. L'altro che mi fa... Allora, quello al caffè, cioè, lasciamo perdere perché se uno... Cioè, il caffè, se non lo puoi bere, perché non lo puoi bere, vabbè, ti ci fai la doccia e al mattino ti svegli con sta cosa che seppure non bevi il caffè, cioè, stai a posto per conto tuo. L'altro che è eccezionale è una cosa che ho provato, che mi avevo fatto provare, quindi ho detto la ordino, vaniglia bourbon, sempre di Yves Rocher, e ho preso appunto il bagnoschiuma, dov'è? Che sentite, bourbon, whisky, eccetera, ne ho presi altri, mi sembra, due, sì. Eccezionali. Poi ho preso il Balm Comforting Shower Balm Extra Dry Screen all'olio vegetale di botanica, olio, eccetera, eccetera. Tanto queste servono sempre. Ne ho presi due. No, questo è il Balm, quello che si mette dopo. Questo è il latte nutriente. Cioè, guardate le cose che ho preso, pazzesco. Questo qui è il latte nutriente intenso. E poi che ho preso più? Ah, ho preso uno struccante occhi bifasico. So, una marea di cose. Allora, questa poi vabbè, mi ha mandato dei campioncini, una cosa straordinaria che ve ne parlo in un altro momento. Il fatto è, se ti scrivi con Biagina,
spendi 35 euro, qua c'è tutto il catalogo, tutti i cataloghi, 35 euro, c'è subito il 10% di sconto, raggiungendo 35 euro c'è il 10% di sconto e c'hai più 4 regali che mette lei, Rocher, mette lei, del valore di 14 euro. Ok, tu lo ordini con Biagina. Non devi pagare niente, nel senso che ti arriva il pacco, dopodiché c'è un bollettino. Ah sì, c'ho il bollettino e devo andare alla posta. Non vi faccio vedere perché sono i miei dati sensibili e devo andare alla posta a un tabaccaio per pagare. Ho 21 giorni per pagare, ma 21 giorni per pagare. Quindi chi non ha carta di credito, chi non vuole utilizzare carta di credito, chi non bla bla bla, e paga quindi dopo che ha ricevuto tutto questo po' di roba. La cosa può finire così. Se poi vuoi fare un secondo, tutta questa cosa dura 4 mesi, cioè nel senso ti mandano i cataloghi all'indirizzo per vedere se ci sono altre cose che ti possono interessare. E se casomai dovessi fare un altro ordine, sempre di 35 euro, a questo punto lo sconto è del 15%. E in più c'hai sempre quei 4 regali per un valore di 14 euro che saranno diversi da quelli che hai ricevuto precedentemente. Guardate, c'è stolio doccia, ma sto bagno doccia vaniglia bourbon e quello caffè, vabbè, io sono innamorata un po'. Mamma mia, ma io dico no. Io dico, ma vi volete perdere sta cosa? Ma come fate a perdervi sta cosa? Cioè, contattate Biagina, per favore. Molti di voi Biagina la conoscono, magari comprate anche presso i negozi. C'ho una marea di balsami, latte, cose che ho sentito i profumi. Ho sentito i profumi e vabbè, questi si consumano poi. Voglio dire, cioè non è promozionale questo, non è una cosa che vi promoziona, è un affare, e fatelo, non dite che, cioè vi fate una scorta di bagnoschiuma o di quelle cose che utilizzate che sono geniali, poi questa cosa a bourbon, ci sono pure le creme mani, c'è un'acqua profumata, ci sono delle cose meravigliose, il catalogo è eccezionale. Catalogo eccezionale, cioè, poi ci sono i 3x2 o 1 o 2x6, cioè è un casino, è un casino, è un casino. Non posso vedere, questo non lo posso comprare. Aspetto ancora. Quindi, capito? Capito, se non avete capito, chiamate Biagina, scrivete un WhatsApp a Biagina, seguitela in direct su Instagram. Chi non ha Instagram, un WhatsApp a Biagina. Biagina è il nome, Lucia è il cognome, come quello di FedEx. A Biagina c'è il cognome di FedEx, se fosse la zia di FedEx, Biagina. Che con questo dubbio io vi saluto e spero di darvi notizie meravigliose che ne faccio più, ne faccio più. Allora, ho insegnato a fare l'eyeliner proprio per... Chi non ha capito proprio, vabbè, chi non ha capito questo è basta. Staffarone con Yves Rocher, prima che l'ho chiamato, un altro, come l'ho chiamato l'altra volta, la Roche-Posay. No, Yves Rocher France. E qualora facciate un ordine con Yves Rocher, non dimenticatevi del mascara, del Lash Impact di Yves Rocher, è eccezionale. E con questa riga di eyeliner vi saluto. Manco l'affare sulla schiena mi ammazza più. Ragazzi, un bacio, ciao. Why don't you come on over there?